colonna sonora di Rocky IV, simbolo del trionfalismo americano, viene suonata persino in uno degli ultimi bastioni del comunismo. L'America si è insinuata nel cuore di Pyongyang. L'ultimo avversario ideologico ha reso al nemico l'onore delle armi. Un grande riconoscimento. A 30 anni dalla sua uscita, Rocky IV incarna ancora l'iperpotenza statunitense. Un momento storico. L'humus della realtà contemporanea. In fondo ai gradini del Museo di Belle Arti di Filadelfia, quelli che Rocky ha spesso scalato, migliaia di senza nome vengono da 30 anni a rendere omaggio a uno dei più fieri ambasciatori del sogno americano. La memoria collettiva, in preda alle sue periodiche amnesie, ha dimenticato che all'inizio, nel 1976, Rocky è solo un umile proletario che perde il suo primo incontro. È necessario comprendere le circostanze. Nel 1975 gli Stati Uniti uscivano da un decennio molto difficile, caratterizzato dal Watergate, dalla guerra del Vietnam. Era stato un periodo di forte antagonismo politico, c'era stata la contestazione giovanile. Negli anni 70 veniva messo tutto in discussione, l'infallibilità del governo, la legittimità della guerra del Vietnam, l'onestà dei nostri leader. Era tutta una menzogna, come poi abbiamo scoperto. L'America è in depressione e il presidente ha gettato la spugna. Il sistema americano è in ginocchio. Questa è una crisi di fiducia. È una crisi che mina in profondità lo spirito e la fibra della nostra nazione. Uno dopo l'altro i miti fondanti entrano in crisi. A Hollywood, la macchina dei sogni è in disarmo e la celebre scritta è in stato pietoso. Gli americani preferiscono restarsene a casa al caldo a guardare la TV. Gli studios sono completamente a corto di idee.